molte delle storie di successo italiano che raccontiamo ne incontrano e ne incrociano altre, in una sorta di gioco di squadra ideale che si realizza in quella che è la capacità italiana di fare le cose. Oggi siamo a Firenze per conoscere la storia di un architetto importante che ha scritto pagine di architettura davvero uniche e che ha incrociato anche lui nella sua vita altre storie importanti. Con noi Michele Bonan. Buongiorno e bentrovato. Buongiorno. Michele, ecco, io parlo di storie che si incrociano. Qual è stata la storia più importante della sua vita? Il lavoro che le ha permesso davvero di esprimere quello che era il suo talento. Ma non so quanto tempo abbiate voi. Ne abbiamo. Ma non so, qui cioè, si può fare una telenovela. Assolutamente sì. No, ma io trovo che allora che tutti i progetti che ho raccontato e che sto raccontando, nel mondo, va bene, hanno una storia separata, come se fossero degli script di un film che sono sempre diversi, perché sono diverse le città, quindi le location, i clienti, anche l'oggetto stesso del lavoro. Dico sempre, spero di essere riconoscibile attraverso lo stile, ma non attraverso uno stile che vorrei assolutamente evitare. Quindi probabilmente attraverso alcuni dettagli che magari sono ricorrenti perché rappresentano un po' il mio DNA, tutta la mia storia che ahimè è da qualche anno che sto producendo. Sono progetti di vario tipo, che vanno dal residenziale all'hospitality, per cui quindi gli alberghi, ristoranti, retail, barche, quindi tutto quello che riguarda la progettazione. Ma quello che è importante dire è che l'approccio creativo a qualsiasi progetto, va bene, è sempre lo stesso. Quindi se si progetta la cuccia per un cane, va bene, o un grattacielo, l'approccio creativo deve essere il medesimo, o meglio, quello che io dico sempre, non esiste un buon progetto se non esiste innanzitutto un ottimo committente, e non esiste un buon progetto se non c'è passione per quello che facciamo. L'unico lusso che mi posso permettere in questo momento è di poter magari evitare un tipo di clientela con il quale non sono in sintonia. Ecco, se non c'è feeling, non ci può essere un buon risultato. Concetti importanti che già emergono, vedete, da queste prime parole, che fanno capire come si persegue l'eccellenza e come si trova un proprio stile. È un approccio anche in qualche modo su misura, tailor-made? Assolutamente sì. Io credo che la mia signature in ogni progetto, ed è questo che probabilmente mi si riconosce, per l'attenzione che poniamo al dettaglio. Alla fine, dico, esisteranno aziende che producono nel mondo, per dire una cosa, una maniglia, delle maniglie, dei pomelli, delle cose, esistono tantissime. Poi alla fine mi ritrovo che non sono mai soddisfatto e ci troviamo a disegnare e a produrre degli oggetti straordinari, anche perché, ed è questo il motivo per la quale non potrò mai abbandonare Firenze, perché la Firenze ritengo che sia una fucina straordinaria di idee e di artigianato unica al mondo, dove sia Firenze sia nei suoi dintorni, sia del mondo del fashion, che tutto viene prodotto qua. Tantissimi miei clienti producono per dei brand straordinari e nessuno lo sa. Quindi Firenze e dintorni ha una potenzialità incredibile. Allora ho detto, dico, perché non sfruttare questa mia presenza qua e non farne diventare, infatti è una cosa che vorrei poi dopo approfondire con voi, tanto è vero che è nata questa nuova società che si chiama Michele Bonan Interiors, che edita dei mobili. Adesso abbiamo appena acquistato una nuova sede
qui a Firenze, in un posto straordinario, che sarà lo showroom di questi mobili, perché quando facevo progetti disegnavo magari un mobile o un oggetto o una cosa per quel specifico progetto che poi finiva lì e diventava un oggetto unico. Dico, ma perché tutta questa fatica? Dico, fare un prototipare, fare un prototipo è una cosa complicatissima, è un'opera, veramente. Dico, perché non sfruttare questa potenzialità che ho io, fortunatamente, che fa parte del mio DNA e di quello che nella vita è quello che sto cercando di insegnare sia mio figlio che anche lui fa, si chiama Sky, che fa architettura e studia a Londra, quello che ormai ho metabolizzato in tutti questi, non secoli, ma anni, inconsciamente, va bene, e che fanno parte ormai del mio bagaglio. Per questo dico, a volte vedo quando magari disegno delle cose che tutti rimangono stupiti, ma come ti viene facile? Ma ecco, perché ormai, ripeto, questo bagaglio inconscio, va bene, che ormai ho metabolizzato negli anni, fa parte della mia storia. Per questo io spesso dico ai ragazzi, quando camminate per strada, invece di stare a guardare il telefonino, guardate in alto, guardate le cose, guardate le proporzioni, guardate le false sproporzioni anche del passato. Perché è dal passato che si riesce a fare qualcosa di straordinario e di moderno. Chi non conosce il passato, chi non conosce l'architettura del passato, non potrà mai fare un'opera contemporanea, un'opera moderna che rimarrà alla storia. Cosa coglie nel cliente che poi diventa un progetto, un'intenzione, un'emozione? Ma sai, io prima li devo conoscere, io devo conoscere nell'intimo, io devo capire che mutande portano, devo sapere tutto, perché io devo fare, quando devo fare una casa, devo fare la loro casa, non la mia casa. Per cui quando capisco che sbagliano, cioè cercare di portarli sulla retta via, ma convinti, anche perché il mio mercato e la mia clientela è una clientela così che poi, guarda caso, diventano sempre poi amici, ovvio, perché dico, guardate che io non faccio nulla finché non vi conosco bene, perché io devo fare la vostra casa. Però sia le mentalità, quando fai una casa sia a Los Angeles o Miami o Hong Kong o Parigi o Londra o New York, non lo so quante altre, cioè sono personaggi diversi, di culture diverse, dove devi capire tante cose e deve entrare in una sintonia, deve essere un atteggiamento, un rapporto così sinergico con il cliente che non deve terminare mai. E il successo più bello è quando poi alla fine non fai mai un lavoro per un cliente. Per un cliente fai più lavori, perché vuol dire che sono rimasti sempre soddisfatti che ho realizzato il lavoro per loro. Posso citare, senza far nomi, un mio carissimo cliente tedesco a cui ho realizzato una magione straordinaria a Monaco di Baviera. Finito questa, abbiamo realizzato uno chalet pazzesco a Kitzbühel e adesso abbiamo realizzato la nuova barca grande che è stata varata da poco sta partendo adesso ed è meravigliosa, e adesso dice benissimo, dice tienti libero che ora facciamo un nuovo progetto a Ibiza. Per cui quando sono soddisfatti e sono felici vuol dire, beh, allora che il rapporto ha funzionato. Qual è l'errore che non bisogna fare mai e che può invece fare involvere il rapporto? Un bravo professionista a cosa deve stare attento? Innanzitutto a essere sereno con se stesso ed essere onesto. L'onestà intellettuale è fondamentale. Un aneddoto, mi ricordo una signora che mi chiama, l'ho fatto all'interno di un castello, avevo appena realizzato un soffitto, no? Dice, architetto, la prego venga, è meraviglioso, oh, ma che soffitto straordinario, ma che meraviglia, la prego venga, mica non posso, no, venga, dico, vabbè, vengo, una persona carina. Mi ricordo arrivai su questo cantiere e vidi un soffitto disastroso.
era un disastro. Dico, signora, si prepari. Dico, è un disastro, è orribile. Come bellissimo? Dice, no, è orribile. Però, siccome è colpa nostra, va bene, lei qui lo rifacciamo, ma lei non deve spendere un euro in più, assolutamente. Ma lei era felice di averlo. Ma questo fa parte del... Non riesco, quindi avere una onestà intellettuale. Quindi un bravo professionista si prende dei rischi. Assolutamente sì. Perdi un cliente. Ma io non ho mai avuto un cliente che non era soddisfatto di una cosa. Ero io che non ero soddisfatto di una cosa che avevo fatto e che volevo... E dico, guarda, te non c'entri niente. Dice, voi andate a fare una passeggiata, andate a fare un viaggio. Qui devo risolvere una situazione. Ma che cosa, è bellissimo. No, c'è qualcosa che non torna. Non ti preoccupare. Ma che cosa? Non ti preoccupare. Ci fa capire adesso la differenza, abbiamo parlato sin qui, di progetti che nascono per un imprenditore, per un professionista che magari fa casa sua, quando invece il progetto nasce, come in molti dei suoi progetti, Cipriani è certamente fra i più noti, ma tanti altri importantissimi che lei ha firmato e realizzato. Ecco, quando poi deve disegnare un concept che ha certamente un fondatore alle spalle, ma deve guardare a un pubblico che si deve riconoscere, come lavora? Beh, allora, ripeto, ho la fortuna di aver avuto sempre delle committenze eccellenti e sempre rapporti diretti con la proprietà. Quindi, quando ho realizzato progetti di retail, per esempio con Diego Della Valle, avevo un rapporto personale, diretto con lui, e lui voleva incontrare solo me, va bene? Quando ho iniziato il rapporto con Ferragamo, mi sono occupato di tutti gli alberghi, in più delle case personali di Leonardo Ferragamo e delle sue barche personali, e c'è un rapporto d'amicizia che dura da tantissimi anni. Abbiamo fidelizzato, non so come dire, quindi non c'è solo l'amicizia, perché molto spesso lavorare con un amico è rischioso, va bene? Quindi ci vuole, per questo, una grande integrità intellettuale, per questo è cioè acquistare il rispetto. Se te sei rispettato dai tuoi clienti, va bene, è quello che io cerco di trasferire anche ai miei collaboratori, di avere il rispetto, va bene, dei clienti. Io non sarò mai geloso se un mio cliente poi chiama direttamente voi per un progetto mio. Non è che dico, no, io voglio essere da tutte le parti. Assolutamente no, anzi, quello è il mio goal. Fare in maniera, poi ci sono sempre dietro le quinte. Dico, ovviamente, dico, ma è questo il successo? In maniera tale di educarvi in maniera tale che voi possiate essere autonomi. Poi ci sono. Architetto, se io guardo un lavoro che lei ha fatto per Ferragamo, individuo contemporaneamente lo stile Bonan, sì, ma no, ma e il fil rouge Ferragamo. Certo, assolutamente. Si deve. Io avevo un rapporto straordinario con la signora Banda, che era moglie di Salvatore Ferragamo, che è una donna che purtroppo è mancata qualche anno fa, ma era una donna che è stata accanto a un genio della creazione, e che non so se avete mai conosciuto, ma era una donna pazzesca, che con me aveva un rapporto incredibile. Mi ricordo una volta che mi disse, dice, lei architetto avrebbe dovuto conoscere mio marito, sareste andati così d'accordo voi. Avreste avuto un rapporto straordinario. E architetto, lì troviamo un punto di contatto dall'hotel alla yacht, casa privata. Cioè, ma no, ma perché qua, lo stile è quello. Sì, ma è come un couturier, nel senso, nel momento in cui uno sceglie uno stilista di cui hai fiducia, poi alla fine ti affidi. Cioè, adesso magari ora lo sentiamo meno, ma ai tempi magari dell'età d'oro anche del mondo dell'alta moda di un tempo, quindi si parla di Dior, Givenchy, eccetera, cioè uno stabiliva che il punto di riferimento di stile erano certi personaggi. Ora questo si è perso un po' con il prêt-à-porter, eccetera. Poi il fil rouge che esiste anche tra il mondo della moda e il mondo del design è molto vicino, quasi di pari passo.
Non so mai chi influenza l'altro. Ho iniziato questa intervista dicendo le storie poi in qualche modo si incrociano, no? Storie che hanno valori similari, punti di vista, passioni, certo. Similari. Non è un caso che Briatore incontra Cipriani, che incontra Bonan, insomma. Io personalmente lo rispetto e lo stimo tantissimo, una persona precisa, professionale. Non gli mettete davanti un cretino perché lo distrugge dopo un secondo e mezzo, ma ha ragione, va bene? Ha un grandissimo rispetto delle persone che collaborano con lui, specialmente delle persone più semplici che sono il personale, i camerieri, eccetera, eccetera, dove vengono esaltate da lui in maniera incredibile. Ed è un'esperienza, per dire, andare una sera da lui a Monaco, vedere questi camerieri come saltano, perché il successo qual è? Vedere questi tavoli che cambiano in continuazione e poter fare più turni possibili, e le persone sono felici, le persone sono tutte belle, vanno lì, si vestono per andare da Cipriani, sono tutte belle, tutte bellissime, i camerieri sono tutti carini, gentilissimi, si ricordano i nomi delle persone, e i camerieri hanno capito che cosa? Che più sorridono, più sono gentili e più la mancia è alta. Facciamo un parallelismo adesso fra proprio le sue scelte rispetto alle scelte, in questo caso, dell'imprenditore Briatore. Ecco, la sua materia prima qual è? A cosa davvero non rinuncia? Quando poi va a realizzare questi concept, immagino, sì, non rinuncia a quella che è la sua materia prima, i tessuti piuttosto che il legno, piuttosto che le materie che ricerca. In che modo li ricerca e quale deve essere l'idea coerente che non si deve perdere nel processo? No, io dico sempre che ogni progetto è come se fosse un grande puzzle che si compone fatto di tanti piccoli tasselli. Questi tasselli non sono fatti solo d'architettura, ma sono fatti di tante cose, anche di emozioni, anche di cose che non si vedono. Per cui è chiaro che i materiali sono al primo posto, ma il servizio stesso per me diventa parte dell'architettura. Cioè quasi tutti i posti che io creo, sia per Briatore o anche per altri, fortunatamente hanno sempre successo, perché questo è un puzzle che si completa, va bene, e che funziona. È da lì che vengono poi le imitazioni, va bene, ma come nelle borse poi ci sono delle imitazioni di architettura, ma che non hanno energia, e l'energia è fondamentale, per cui diventano delle copie senza sentimento. Tutti i progetti che realizziamo, sono felice di questo rapporto con Flavio Briatore, perché sono sempre emozioni nuove che si rinnovano, e dove lui vuole, pretende e ha ragione un coinvolgimento emotivo, non solo da parte nostra, ma da parte anche del personale, che cerca di educare, va bene, e chi non funziona fuori. Ma infatti tutte le persone che lavorano con lui sono tutte persone straordinarie, e questa energia è parte dell'architettura di un locale. Io posso fare il più bel locale del mondo, ma se manca il manico dietro diventa un locale di insuccesso, per cui anche il progetto diventa un progetto senza successo, che alla fine poi deve chiudere. Ed è la cosa che non vorrei che questo avvenisse mai. Architetto, parliamo un po' del futuro di questo paese. Stiamo parlando a giovani che seguiranno un corso che li dovrà mettere in pista per imparare direttamente dalla viva voce di chi, come lei, le cose le realizza di prima mano, come si fanno le cose. Allora, questi giovani, un messaggio per il futuro, è un po' il match che avrà il paese, no? Per il proprio futuro. In fondo, i grandi fondatori, i nomi che stiamo anche facendo, oggi hanno qualche volta 80, qualche volta 70, qualche volta 60 anni. Dobbiamo pensare un po' ai ragazzi che stanno crescendo. È possibile una partita che ci veda ancora protagonisti nel mondo, licenziatari di brand importanti, di una manualità unica, anche in futuro, a patto di cosa? Cosa dobbiamo non perdere e cosa dobbiamo assolutamente fare in fretta per avere nuovi grandi imprenditori
o architetti come lei, ad esempio. No, ma tanto la ringrazio, non so se merito tanto onore, dico, però ci sono tanti brand che hanno avuto un successo veramente veloce, molto veloce, e c'è da capire come sono riusciti. Quindi non basta la fortuna, ci vuole un pizzico di fortuna, ma ci vuole tanta genialità. Per cui questo però, cioè, Leonardo da Vinci è stato uno, ecco, quindi, però ci sono tanti brands che sono riusciti in breve tempo a fare risalire dei brands che erano importanti, ma che stavano morendo, a farli risuscitare, a farli diventare dei business importantissimi, molto molto importanti. Per cui, ragazzi, dico, cercate di capire, cercate di studiare, guardate gli imprenditori, questo per me è importante. Una cosa che stiamo imparando raccontando queste storie di successo è che chi in qualche modo raggiunge il successo conserva però poi sempre la capacità di non sedersi sullo stesso, di ricercare sempre qualcosa di nuovo, una nuova sfida, un nuovo match. Per Michele Bonan, qual è il nuovo match, qual è la nuova partita a cui si prepara? A giocare? Sì. Ma ogni giorno è un'avventura. Posso raccontare, cioè, il momento per me più appassionante, quando vado a visitare per la prima volta un cantiere. È lì che incomincia il sogno, va bene, la radiografia del luogo, creare, già immaginare. Riesce già a vederlo quasi finito? Certo, assolutamente, potrei raccontare 3.000 cose. Io ho realizzato un progetto a Capri diversi anni fa, che si chiama JK Place, un albergo che non volevo fare perché era a Marina Grande, Capri e tutto si svolge tutto in alto. A forza di farmi la corte dopo 2 anni, dico, vabbè, dico, vengo a vedere. E dice, allora andiamo direttamente. Dico, no, ora voglio vedere tutta Capri, la conoscevo, ma conoscevo così, la piazzetta, turista, il cashmirino, il cappuccino, sì, il social, le modelline, sì, però dicono, ora voglio vedere l'isola, l'architettura, tutto. Ecco, poi andiamo. E abbiamo visto tutta l'isola, poi siamo andati a vedere questo luogo che è Marina Grande, quindi dal porto, dopo 300 metri, cioè c'era questo immobile che era già un albergo e che aveva 31 camere, e capii che aveva delle caratteristiche straordinarie per diventare un progetto unico. Però riuscivo anche a capire che dovevamo diminuire il numero delle stanze. Ad un albergatore dire diminuire il numero delle stanze era ammazzare. Però erano, per questo dico sempre, dietro un grande progetto ci vuole sempre una grande committenza. Dico, voi dovete eliminare 10 camere da letto, va bene? E se mi ascoltate, questo albergo avrà un grande futuro e sarà conosciuto nel mondo. Questo è stato, e questo è uno degli alberghi più conosciuti al mondo, che pur avendo solo 21 camere, in Italia gli alberghi che hanno 20 camere si chiamano pensioni, e questo assolutamente non lo è. Questa è stata un'opera speciale. E quindi, come tutte le grandi, l'ultimo progetto che sarà realizzato adesso a Milano, che è quasi in contemporanea, sarà quello di Giuseppe Cipriani con Casa Cipriani, e l'altro con il Portrait Suite di Ferragamo, Corso Venezia, che è un'operazione molto ambiziosa. Sono due realtà completamente diverse e che dovranno, infatti sono molto timorosi, dice, oddio, ma te non puoi fare in contemporanea a 300 metri di distanza due progetti. Dico, ma perché no? Dico, sono come due belle donne, ma sono diverse, hanno un DNA diverso, una proprietà diversa, va bene. Io sono un po' il direttore d'orchestra, ma non, questo non significa nulla. Sta la mia professionalità, al vostro background, a creare insieme due progetti diversi, ma della stessa classe, dello stesso livello. Bene, il vantaggio di aver parlato con una persona che fa un mestiere anche
che ha dentro tanta arte, no? Che disegna, che deve ragionare, che deve progettare, beh, ci porterebbe a parlare chissà per quanto tempo, però ecco, abbiamo scritto qualche pagina e soprattutto abbiamo restituito, e la ringrazio per questo Michele Bonan, l'idea di come si possa fare un mestiere, ma anche di che cosa questo paese ci ha donato di così profondo che è davvero dentro il nostro DNA. In Michele Bonan questo c'è. Grazie per questa intervista. Grazie a voi di avermi dato la possibilità di testimoniare quello che penso. Ecco, quello per me è importantissimo.